Ciao amici, eccoci qui con un nuovo video. Io sono Turok86, accompagnato al mitico Vesh. E oggi siamo qui per farvi vedere la nostra top 5, ovvero le configurazioni che ci avete spedito, inviato, messaggi privati, messaggi sui commenti, eccetera, eccetera. Oggi siamo qui finalmente a riuscire ad analizzare 5 di voi. Le configurazioni che ci sono arrivate non sono tantissime, però comunque siamo riusciti a tirarne fuori questi 5 che adesso vedremo. Quindi, banda alle ciance, speriamo che vi piaccia questo video e iniziamo subito con l'analisi della quinta persona secondo noi classificata. Vai! Ok. Allora, dai, leggo io. Ci abbiamo al quinto posto, ci abbiamo Akil. Akil. Cosa te ne pare della mia alimentatore Aerocool Striker X600W? Processore Intel Core i7-4790K, scheda video Asus R9-270X, case Aerocool X Predator X1 Devil Red, RAM Corsair Vengeance 8GB, quello che è, ok, e PC3 12008, hard disk Western Digital Cover Blue da 7200 rpm, scheda madre MSI Z97 da gaming, il dissipatore da Cooler Master TX3 Evo e il masterizzatore Asus DRW24. Bene, allora di questa configurazione qua iniziamo prima di tutto dicendo che sono indicative, alla fine non è proprio un versus questo qua che facciamo, giusto? Giusto, è solo così per dare un ordine. Per dare un ordine e uno spunto a chiunque voglia fare questo tipo di configurazione. Finito il video comunque vi dirò due consigli. Quindi, perché l'abbiamo messo al quinto posto a Killer? Beh, allora, iniziamo, abbiamo un processore sbloccato, ottima cosa, però oltre al processore che è il top, uno dei top 7, sì, abbiamo contrapposto solo un R9 270X. In questo caso si può fare un bilanciamento, magari dipende sempre per cosa la si va a fare, sì, però esatto. Comunque tra processore, se da rendering questo non va bene perché abbiamo solo 8 giga di RAM, sì, sarebbero pochi, però comunque non c'è la frequenza e latenza, ma questo lo possiamo ipotizzare, 1600 il massimo supportato dal processore. Sì, okay. Appunto. Comunque, linea di massima, tutti i componenti, esatto, che abbiamo elencato sono compatibili tra di loro. Esatto. Quindi non ci sono problemi, esatto, di ma la scheda da gaming, il processore è molto grosso, compatibili sempre, però è un po' sbilanciato comunque, esatto, la configurazione. Passiamo al quarto, alla quarta configurazione, eccolo qua, Bomb Mega, eccolo qui. Ciao, ecco la configurazione, ti avverto, non sono esperto ma ci ho provato. Scheda madre Z87 della MSI da gaming, troviamo sempre il processore 4970, scheda video MSI B303 da R9 270X, dissipatore liquido LAC80i, la RAM Corsair, abbiamo il dual channel, l'abbiamo messo, DDR3 2x4. Masterizzatore da Samsung, hard disk da Seagate, SSD da Samsung, alimentatore Corsair modulare da 850W, case Aerocool Strike X Advance. Bene, al quarto posto, al nostro punto di vista, perché? Allora, il processore questa volta, anche se simile, non è sbloccato. Quindi è una grande pecca, sì, per gli amanti dell'overclock, eccetera, eccetera. Okay. Soprattutto con la scheda madre che ci abbiamo. Sì, che la gaming quindi, però ha un buon al chipset Z87 che è un ottimo chipset e permetterebbe overclock. In questo caso sempre scheda madre della gaming, processore uno comunque sempre top degli 7 e come la precedente una scheda video un R9 270X, forse un po' carente per giocare, non è male perché si riesce a giocare, sì, ma risparmiare un po' sul processore e un po' più sulla scheda video si può fare. Sì. Corsair H80i, ottimo dissipatore. Forse un pochettino non essendo sopravvalutato. Anche perché non essendo sbloccato, non andiamo su con le frequenze, non andiamo su col calore, quindi l'H80 è tirato. Cioè è abbastanza sopravvalutato, bastava un H60, ci stavi proprio da Dio anche dentro. Poi le RAM. Sì, DDR3 2x4 x2, poi tra parentesi, quindi non capiamo se 16 giga o no, era inteso. Comunque
mettiamo caso se 16 giga, allora ci può stare tutto magari sì. Per l'editing. Esatto. Serve. Appunto che abbiamo, vabbè, il masterizzatore, buono, va bene, vanno bene tutti alla fine. Con l'hard disk, torniamo, ok, con l'hard disk che da Seagate da 1 terabyte, quindi abbiamo il giusto spazio per mettere quello che vogliamo, accompagnato, ottima cosa, che l'ha fatto salire dal 5° al 4° posto, la presenza di un SSD. Quindi ha consigliato di mettere un SSD da Samsung, benissimo, da 120, quindi quello base, giusto per installarci il sistema operativo e i vari programmi principali che andremo ad utilizzare. L'alimentatore, secondo te, non è un pochettino anche questo sopravvalutato? Beh, oddio, essendo processore non sbloccato, la scheda video abbastanza piccola, forse è grande, però magari per un futuro upgrade. Per un futuro upgrade, sì, ci può stare tutto, quindi bisogna vedere cosa abbiamo intenzione di fare. Dopo, come case, l'area con Strike X Advance va benissimo, nessun problema di sorta. Al terzo posto abbiamo Dark Immortal, quindi andiamo a vedere subito cosa ci dice. Sì. Allora, dillo a te. Ciao, come sei? Sono Giovanni Fan, io vorrei costruire un PC fisso per gaming editing, questa è la mia config. Allora, è stato più preciso degli altri, sì. in quanto elenco dei pezzi. Sì. Allora, partiamo da un i7K, sbloccato, sì. Ottimo i7. Ci ha messo tutte le caratteristiche, esatto. Di sorta. Non è alla pari del 4790 o 790K, però è ottimo. Però è ottimo in quanto... In questo caso ha fatto il bilanciamento perché la scheda video che ha preso è una 780 Ti. Qui magari sì. Consigliamo la 970 che è appena uscita, sì. O la 980 che è parità di prezzo a maggiori prestazioni, sì. Sì, sì, e sì. Minori consumi. E infatti l'abbiamo lasciato anche nel commento. A breve uscirà anche un video sulla 970. Bam, bam, bam. Okay. Che non potevi dircelo questo, vabbè. Abbiamo sbandierato tutto. Non è stato detto niente. Ok, poi cosa abbiamo? Scheda madre Z87G45 da gaming, come le precedenti, ottima per giocare, vedo anche una buona scheda video. Ci sta tutto, sì. Che dire? Zenx 2x4GB, sì. DDR3 del 2004, qua. Sì. La vedo esagerato. Abbastanza esagerata come frequenza di RAM, che comunque sono supportate dalla scheda, dalla motherboard, però avendo proprio 2400, cioè sono all'estremo over, cioè sarebbe indicate come overclock, e comunque sì. Il processore non le supporterebbe. Non supporterebbe, anche overclockando come un maiale, non si combina. In ogni caso da 2400 di frequenza vanno anche a costare un macello. E un lettore Blu-ray, che è un'ottima cosa, sì. Certamente per chi guarda magari film o ha bisogno di scrivere Blu-ray. Che abbiamo Western Digital, Cavia sì. Green, un hard disk da 3 terabyte, qua bisogna sempre vedere cosa ne vogliamo fare, di conseguenza 3 terabyte vanno benissimo per l'editing, per il gaming non ce ne si fa niente, c'è solo per gaming. Sì. Oddio. Dipende. Ok. Meno che non ci scacchiamo 8 milioni di giochi, allora lì 3 terabyte sono stretti. Non si dice. Non si dice che non si scarica. Noi stiamo tutti i giochi, ok. Corsair. L'alimentatore è un CX750M che essendo un processore sbloccato e anche la scheda video che richiede parecchio, siamo, cioè 750 è buono, ma magari abbiamo consigliato un Gold al posto del CX, il CS costa poco di più, però sia come affidabilità che poi come consumo in bolletta, diciamo, si può ecco. Dire, conviene, perché alla fine nel giro di 6 mesi ci ripaghiamo per 20 euro di differenza. Esatto, volete sapere perché? Iniziate a mettere commenti, perché cacchio, che differenza c'è tra Bronze, Silver, Gold, Platinum, eccetera. Okay. Quindi questo qui era al terzo posto. Al secondo posto andiamo sul podio, al secondo gradino, abbiamo Zeta Emi, sì. In questo caso c'è scritto ciao Turco86, ti invio questo messaggio con la rubrica configurazione alla gemma. Ottimo inizio, piccola parentesi, ha fatto benissimo così l'abbiamo distinto dagli altri. Fascia di prezzo 800-900, perfetto. Allora abbiamo un Intel Core i5 4670K, sì. i5 ottimo per giocare, per non avendo necessità di un i7, perché alla fine magari guadagniamo 2-3 fps, ma la spesa è molto più alta, quindi esatto. Se volete fare solo gaming va benissimo un i5. È sbloccato, quindi
durerà nel tempo. Esatto, esatto. Sì, motherboard sì, sì. MSI Z87 G45 Gaming, ottima motherboard, come tutte le configurazioni precedenti. Non si sa perché. Ok. Cooler Master 6 da 120 V. Non so per cosa stia la V, comunque è un dissipatore a liquido della Cooler Master, è molto buono. Sì, 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 sì. È alla pari del Corsair. Poi, Kingston è per X Fury 8 GB RAID, qua sarebbe stato il caso di specificare se erano 2x4 o una da 8, in ogni caso consigliamo sempre di prendere 2 per il dual channel, che è una bella robetta, se volete informatevi un po'. Esatto, comunque pensiamo 1600 MHz, ipotizziamo, perché è sempre, sì, per questo ecco, processore, insomma, la frequenza massima supportata dal processore è quella. Sì. Poi abbiamo le Kingston HyperX Fury. No, cosa? SSD. SSD, e allora fai te, dai. No, HyperX SSD. Zitto. Poi abbiamo il Kingston HyperX 3K SSD da 120 GB. Un SSD, il diretto rivale del Samsung, è un ottimo SSD, molto prestante. Accompagnato da un Barracuda. Esatto, però... essendo solo 120 giga di SSD, giustamente i dati li mettiamo sul Barracuda da 1 tera. Su un mulo, insomma, teniamo esatto, il nostro atleta, lo teniamo leggero, poi abbiamo il mulo del cazzo che lo carichiamo pieno di merda. Esatto. Alimentatore Corsair CX750M, consigliamo il Gold noi, sì, sempre per il motivo precedente, che è minore consumi, sì, e minore... maggiore efficienza. Maggiore efficienza di una bolletta. Ecco. E masterizzatore LG. Bravo, bravo. Shopper Dual X R9 280 3 GB. Ottima scheda. Sì, magari la Trident X. Sì, ok, però costa forse. Sì, c'abbiamo 280, magari 3 GB comunque sono un macello, quindi se si trova quella da 2 è meglio. Case Cooler Master Elite 431. A posto. Dovrebbe starci la scheda video. Sì, 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 ci sta. Ottimo. Quindi adesso... a posto, cioè abbiamo visto le quattro confermazioni, adesso sì, andiamo a vedere l'ultima, sì, al primo posto, chi si è classificato, se ci stai guardando sei bravo, al primo posto abbiamo Sergente 47 Ita, bravo, bravo, madonna, ecco, abbiamo scelto, inizia subito con sono io, ti ho mandato la configurazione, tutto minchia, te l'ho mandata, o mi metti primo o ti taglio le palle, va benissimo, da Sergente proprio. Appunto, quindi non si scherza, perché poi cos'ha di cosa, non si capisce bene l'avatar qual è, però... Allora, partiamo dal processore, il CX750K, per una configurazione della gaming compila va benissimo, sì, ci ho messo i dettagli anche. Bravo. Motherboard MSI Z87 G45 Gaming, anche qua ottima motherboard, come tutte le precedenti configurazioni. Oh, non ce n'è stato uno, boh, io non sono sconvolto. Non so, si sono messi d'accordo. Vi siete messi d'accordo? Ci volete fare in giro? Ok, a tutti Intel tra l'altro, non ho ancora visto un AMD. Arriverò io, sì, di nascosto me la faccio da solo. Ok, scheda video, Asus GTX 760. Ok, è buona, una scheda video di media fascia, permette di giocare, cioè, in modo egregio. Diciamo, sì, 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 non ci sono limitazioni di esatto, grande rottura di scatto. RAM DDR3 1600 8 GB 2x4 CL9, perfette, ottime. Ok, alimentatore il CS650M Gold Series 70 Plus. Bravo, l'unico che ha messo il Gold. Ok, anche se la 650 ci sta, perché ci sta, ci sta. Non abbiamo un i5, una scheda video buona, normale, ma che non ti consuma la centrale nucleare in parte a casa, quindi va benissimo. SSD della Crucial M500 120 GB, ottimo, questo è operativo, è un buon SSD. Sì. Ok, bravo, ve l'ho messo. HD, da Seagate. HD supporto da 1 tera, sì, Seagate, ottimo. Sì. Poi abbiamo il masterizzatore da Samsung, sì, e il dissipatore da Corsair dell'H55. Ottimo. Sì, nulla da ridire. Tastiera, C-Storm, Devastator, vabbè, che voleva precisare la tastiera, va benissimo. Va benissimo, in ogni caso quando fate questa configurazione qua, come cose esterne, monitor, tastiera, mouse, così, non c'è quella bisogno. Quella variano molto, molto da persona a persona. Sì, quindi le prendi non più che altro per una questione di performance, almeno, sì, ma le prendi anche come una questione di estetica
e di cosa estetica personale. E, cioè, come storia, c'è chi va bene con dei mouse bassi, sì, e chi altri va bene con i mouse alti. Ok. E io c'ho un RAT 5. E io c'ho un Rocket. Un Rocket cosa? Con il Plus. No, con XDD, scusa. Con il Plus. Sì, io non ho bisogno di 8600. Vabbè. No, questo è tutto, però mi sto trovando molto bene, anche perché è più che compatibile con Windows 8.1. Di conseguenza, quello che c'è scritto vuol dire che l'ha fatto. Punto addirittura in più, punto aggiuntivo, quindi anche per questo è stata una scelta da metterlo primo, appunto perché l'ha fatta, l'ha testata e che cazzo, va benissimo così. L'unica pecca era che mi sarebbe piaciuto che ci mandasse anche due o tre foto così della configurazione e se le spiacerà alla fine del video. Bene, quindi questi qua erano i nostri top 5. Ribadisco, non è un versus vero e proprio, però comunque indicativamente per chi vede questo video qua. Nulla da ridire, ognuno è stato bravissimo, mandateci altre configurazioni che vi facciamo questi video alla fine per voi, sì, a noi non è che ce ne viene niente in tasca. E quindi a posto, siamo a posto per questo video, ci vediamo a breve, che ha sbandierato prima per cosa, ridiciamo per cosa. 970 della Gigabyte. C'è passata sotto mano, minchia. Sotto mano, wow. Oh, l'abbiamo rubata, quindi acqua in bocca e ci vediamo al prossimo video. Okay. Ciao! Ciao!